Francesco Perillo, il presidente. E intanto diciamo, Francesco, dove ci troviamo per chi non vi conosce? In Basilicata, ai piedi del Vulture. Sì. Vulcano spento. Vulcano inattivo. Inattivo. Inattivo nel parco roccioso del Monte Vulture. Nord Basilicata, che guarda da una parte al mare Adriatico di fronte, e poi invece alle spalle abbiamo le Dolomiti Lucane, quindi siamo in un habitat particolare, molto ventilato, straordinario. La natura ci dona poi dei grandi vini da questo punto di vista. E abbiamo anche delle novità alla 54esima edizione di Vini Italy. Assolutamente sì. Terre di Orazio e la linea Gesualdo. Che non sono veramente delle novità per quanto riguarda il vino, ma sono un restyling delle etichette. Perché noi avevamo un'etichetta sul Terre d'Orazio che diciamo è il nostro brand ambassador di oltre 2000 anni, che è il poeta più famoso per quanto riguarda Venosa, e che nasce a Venosa. Quindi noi gli abbiamo dedicato la linea Terre di Orazio, e quest'anno abbiamo presentato il restyling, la nuova etichetta, con un'etichetta Ibris, nel senso che è stata firmata con le iniziali di Quinto Orazio Flacco, e dove c'è la data di nascita e la data di morte del famoso poeta latino, insomma. Molto colorata, tre colori. Tre colori, sì, sono dedicate, sono acquerello e sono dedicate sempre a Orazio, da dove ha preso spunti per le sue odi. L'azzurro per l'Aglianico del Vulture, che è il cielo di Venosa, il giallo che è il sole che splende sulle viti, sul nostro territorio, prezioso. E il rosé, che sono i tramonti, quando prendeva spunto per le sue odi Orazio. E invece qua abbiamo Gesualdo da Venosa. Da Venosa, sì, un altro personaggio importante di Venosa, da dove nascono i madrigali, dove nasce la musica moderna. E abbiamo dedicato appunto, questa è un'altra linea molto importante per Cantina di Venosa, e anche qui abbiamo fatto un restyling delle etichette. E in più abbiamo aggiunto anche un rosé che non c'era prima, di un Merlot, un vitigno internazionale, però coltivato sul nostro territorio vulcanico, e si esprime in maniera particolare. Quindi anche qui gli abbiamo dedicato un rosé, e l'abbiamo chiamato L'Incomodo, perché qui c'è una storia particolare tra Gesualdo da Venosa e Maria Davolos, marito e moglie. Si è intromesso il Duca d'Andria e l'abbiamo chiamato Incomodo e abbiamo dedicato a lui questa bottiglia. Insomma, raccontiamo un pezzo di storia, certo, in maniera particolare con il mondo del vino per quanto riguarda il nostro territorio. È un filo, diciamo, storico e culturale per raccontare. Assolutamente sì, le etichette sono particolari, sono in rilievo. Per il Gesualdo ci sono le sue note musicali, per Maria Davalos abbiamo ripreso dei colori che stavano nella camera da letto. Per quanto riguarda Maria Davolo, siamo stati più precisi possibile da questo punto di vista. Anche di, diciamo, essere conosciuti, di farsi conoscere dalle nuove generazioni, no? Assolutamente. Per far conoscere anche la storia. Sì, vino è cultura, storia, esatto. E quant'altro. Insomma, è importante trasmettere questi valori poi alla fine. Un flash sul secondo giorno di Vinitaly, come sta andando? Ripartenza, devo dire la verità, siamo soddisfatti. Colpiti positivamente, ma entusiasti da questo. È una fiera, insomma, è d'impatto, è una vera ripartenza. Insomma, dopo due anni, una cosa questa volta veramente positiva. Positiva, dobbiamo dirlo. Tra virgolette. Va bene, grazie a Francesco. Un grande Vinitaly. Perillo, grazie. Grazie a voi. Grazie a Cantina di Venosa e buon Vinitaly. Grazie.